amici di Video Radio Channel, siamo oggi in compagnia di una star del giornalismo italiano. Stiamo parlando di Giusy Randazzo, in arte Rocket Queen, quindi è giornalista e conduttrice di varie rubriche come Rock and Roll Radio, questa è una radio, sì. Poi la rubrica di Giusy e Vale, la rubrica 7 di Giusy e Vale, poi Jam Session 2.0, Jam Session 2.0, come l'ho detto bene, Live Music Lombardia, Globus Magazine, che sei anche vice direttore, qualcosa del genere. Sì, no, diciamo che gestisco un po' la parte Lombardia, ecco, perché è un magazine del sud, quindi certo. Seguo la parte nord. Poi non ultima, Milano Cultura e Arte. Vero. E però io, cari amici, non... c'è qualcosa che non mi quadra, perché io sto guardando sta ragazza, ecco. E l'ho già vista da qualche parte. Hai un po' un'amnesia, ti sembra un po'... No, è il tatuaggio forse? Forse il tatuaggio, il gufetto, il gufuccio, il gufino. Gufone, perché un attimino... Non è che per caso tu hai fatto qualche cosa per Video Radio Channel? Ah, caspita, vero! Video Radio Channel, forse ci siamo. Che è quella roba di quell'editore là, forse. Pelato. È proprio per... un biondone, no? Ah, un biondone, vero? Dai, che siamo. Beh, a parte gli scherzi, sì, dai, su. Oggi ho il piacere di presentare proprio la nostra punta di diamante della nostra web channel. Beh, insomma. Anch'io faccio l'intervistatore, però vogliamo mettere. Ho un pochino di barba che... Il piacere è tutto mio, insomma, sono onorata di essere intervistata da Mr. Bianchini per il canale di Video Radio Channel, che per me, insomma, è una famiglia, quindi sono veramente molto, molto contenta. Beh, questo ci fa piacere, ti fa onore. Parliamo un po' dei tuoi inizi, allora. Sì. Dai, raccontiamo un po' Giusy Randazzo. Ma allora, Giusy Randazzo è molto semplice, tutto parte da una passione, nel senso che poi è quella che mi porto dietro fino a ora. Io sono sempre stata appassionata di scrittura, sin da ragazzina, e di musica. La musica è stata la mia passione da subito, più grande. Ho sempre ascoltato tanto la musica, ma anche, diciamo, l'ho vissuta, mi sono molto documentata. Già da ragazzina scrivevo un po' di articoli, seguivo molti concerti con gli amici, stavo sempre un po', gli amici musicisti, nel back dei vari concertini live. Quindi ho subito imparato sia, diciamo, le cose del backstage, le parti pratiche, tutto quello che era un po', diciamo così, nell'ambito dei concerti, della musica, e nel frattempo da ascoltatrice sempre appassionata, sempre curiosa, mi sono sempre documentata tanto, quindi insomma ho vissuto la musica da sempre con grande passione, con l'amore che, insomma, mi porto tuttora verso di lei. E quindi ho unito queste due passioni, ho unito la passione per la scrittura a quella per la musica. Da lì ho sempre avuto l'idea di fare giornalismo, e però di incentrarlo principalmente, diciamo, come giornalismo musicale, che poi si è evoluto in comunque un giornalismo più ampio, legato allo spettacolo, alla cultura, perché comunque appunto anche tutte le varie collaborazioni che tu hai citato prima non sono solo relative, diciamo, alla musica, ma anche arte, spettacolo e quant'altro. E allora ho unito queste cose, sono partita da ragazzina al liceo con questo portale musicale che era roccheggiando.it, che insomma ricordo sempre con grande, grande piacere. Da lì ho cominciato a fare le prime interviste, i primi articoli, ho finito il liceo, poi arrivata a Milano con l'università, avevo, diciamo, un po' accantonato la cosa, non del tutto, perché proprio l'amore per la musica è sempre un po' quello, rimane, ho sempre continuato, però ho accantonato un po' il discorso giornalistico. Poi invece un giorno per caso, sai che ormai social, Facebook eccetera, ero andata a vedere il concerto degli Iron Maiden, il Sony Sphere, c'era quell'anno lì, e niente, ho fatto un live report che ho postato sulla mia pagina Facebook, niente di così, una cosa senza nessuna pretesa. Da lì è stato notato da un magazine appunto musicale, mi hanno proposto di collaborare con loro, e allora poi è partito tutto, perché io ho cominciato a scrivere per loro, è arrivata Live Music Lombardia, poi sono arrivati tutti gli altri, varie collaborazioni di appunto articoli scritti,
E poi mi è stato proposto di fare invece conduzione, quindi ho cominciato con le video interviste, ho cominciato anche a fare la presentatrice di spettacoli, perché comunque ho anche presentato tanti spettacoli live, anche di artisti comunque conosciuti, Maurizio Soghieri, Steph Banz, quindi insomma ho anche presentato tanti festival musicali, vari contest, l'Air Music Lombardia, spettacoli in teatro, Walter Calloni, insomma tante, tante presentazioni, e quindi si è ampliato un po' tutto quello che è stato il mio lavoro giornalistico legato poi alla musica. Nel frattempo ho preso il mio bel patentino all'Ordine Nazionale dei Giornalisti, perché comunque volevo avere anche proprio professionalmente un titolo da un punto di vista giornalistico. Niente da dire per chi oggi scrive anche senza avere il patentino, senza essere nell'ordine, però volevo comunque professionalmente inquadrare la cosa, perché sai, spesso adesso tanti hanno un blog, nel senso, niente certo. da dire, però dare un po' proprio un lavoro è una certa professionalità. Esatto, quindi ragazzi, tutto è arrivato così. Mi portate un bicchiere d'acqua, perché è un fiume in piena, secondo me ha bisogno di bere un pochino, un po'. Acqua, diciamo la verità, vabbè, acqua corretta. Perché abbiamo nascosto dietro video Radio Cello, c'è una bottiglietta. Ma un po' di pubblicità, stacchetto. No, insomma, questo è stato un po' l'inizio, per farla breve. È stato tutto molto vulcanico e immediato, perché se tu ci pensi, io alla fine una cosa tira l'altra, no? È vero, perché dalla scrittura si è arrivata alla conduzione, poi la presentazione di spettacoli e poi la radio, perché come ben dicevi, su Rock and Roll Radio io comunque ho due programmi in diretta, che vanno uno il lunedì e uno il mercoledì, e quindi poi è stato un tutt'uno. Non mi faccio mancare niente, diciamo. Poi c'è anche un altro aspetto legato un po' al mio discorso di immagine, di fotomodella, di quant'altro, quindi non so dove trovo il tempo. Però sono impegnata, insomma sono felice di essere così impegnata, e alla fine sono 2 anni e mezzo che io faccio queste attività, quindi comunque l'exploit è stato veramente notevole. Certo. Devo dire che insomma. Beh, adesso parlaci un pochino, allora, visto che abbiamo parlato di musica eccetera, dei tuoi artisti preferiti. Ecco, quella è una domanda veramente difficile per me, perché saranno tanti, io sono una rocchettara, questo penso sia un po' evidente, anche un po' controllata, sì, sono una rocchettara, amo il rock, è un po' proprio la mia anima è rock, questo sicuramente, però lo dico sempre, io non è che ascolto solo rock, perché io amo la musica proprio a 360 gradi, nel senso, non mi piace confinare la musica a proprio così limitarla, perché è troppo bella la musica per limitarla, quindi io ascolto tutti i generi, io ascolto il rock, ma ascolto il rap, ascolto il reggae, ascolto vari generi, il punk, un po' tutto, perché non mi piace confinare. Io dico sempre, bisogna un po' vedere il buono della musica che c'è, la musica di qualità in ogni genere, quello poi mi permetto io, nel senso di avere anche una mia idea al riguardo, visto che comunque mi occupo di anche recensire lavori discografici. Beh, la di musica vari artisti, fondamentalmente eccetera. È una cosa epidermica, quindi esatto, se uno esatto. non si fa prendere da quello non ha sensibilità, quindi assolutamente, però ecco, non mi piace confinarmi. Detto ciò, ho sicuramente i miei artisti preferiti. Dirti il mio gruppo preferito è un po' difficile, se quando mi mettono proprio alle strette ti direi le Zeppelin, perché quelli lì mi hanno sicuramente un po' cambiato la vita, nel senso che io riconosco un po' il rock puro nei Led Zeppelin, e sono quelli che proprio emozionalmente non mi abbandonano mai, non mancano mai nel mio ascolto musicale. Come di contro, per dire Battisti è stato un altro che mi ha folgorato. Io dico sempre che amo la musica per Battisti, perché anche avevo se 6 anni. Era di un'altra epoca, assolutamente. Però io ascolto la potenza è... Sì, poi sai, io la musica non ha età, quindi la cosa fantastica della musica è proprio questa, perché il tempo non la scalfisce, anzi, le grandi cose della musica sono legate più al passato che al presente, direi, senza nulla togliere a tanti artisti che insomma poi seguo anche tanti artisti. Qui andiamo in un discorso molto impegnativo, che però sì. lo lasciamo fare a qualcun altro. Assolutamente, perché se no non ne veniamo più fuori. È vero. Da un altro esperto di musica direi che insomma avremo tanto da dire. Però ecco, messa proprio alle strette, direi sicuramente le Zeppelin sono un po' quelli che mi hanno colpito di più. Mentre se parliamo di cantautori, Battisti mi ha proprio cambiato. Beh, comunque due epoche abbastanza vicine fra loro, che comunque hanno lasciato e continuano a lasciare il segno, quindi indiscutibilmente. Assolutamente. Ecco, sì. tu sei
sei stato, sei testimonial di anche di artisti o di qualche cosa, di spot pubblicitari? Sì, sì, anche. Sì, assolutamente. Ho fatto degli spot, ho fatto anche dei videoclip, insomma, basta seguirmi sui miei canali, io sono ovunque, Facebook, Twitter, Instagram, dappertutto ci sono anche i miei videoclip che ho fatto con artisti, sia band come rock, per dire Lambstone, ho fatto dei video rap del Lino Farmer, ho fatto dei video con degli artisti siciliani, Darren Delicato, tanti, ne usciranno a breve altri 2-3, insomma, quindi quella è una parte che mi piace molto. E poi testimonial sono stata di vari artisti, nel senso che comunque ho indossato il loro merchandising ufficiale, ho comunque sponsorizzato le loro attività anche a livello discografico, l'immagine e quant'altro, perché come ti premettevo, facendo anche la fotomodella, comunque un po' l'hostess e appunto la testimonial, c'è un po' questo aspetto anche legato alla mia immagine, al mio lavoro legato appunto ai servizi fotografici, al discorso proprio al lavoro di immagine. Insomma, sono finita su qualche copertina, ho fatto un po' anche in quell'ambito lì. Sono una che si annoia, se non fa niente deve trovare... la classica ragazzetta, scusa il termine, che non c'è un tubo da fare, no? Assolutamente. Io proprio sono una che se ha un attimo, caspita, cosa sto facendo? Non va bene. Infatti sto pensando a cosa posso aggiungere da fare. Per esempio, ho lasciato lo studio della chitarra, vorrei riprendere, insomma, perché ho poco da fare, quindi credo che... Ma poi ti devi tagliare un po' di più le unghie con la chitarra. Sì, vero, un attimino, però insomma si fa, perché va bene l'immagine, però sono una ragazza di sostanza, quindi... c'è da tagliare, adesso, per imparare la chitarra, a suonare la chitarra. Dimmi la tua intervista, l'intervista che ritieni più bella. Guarda, che ritengo più bella, credo che lo debbano dire gli altri, nel senso io... che forse mettiamola in questo senso. Sono tante. Qualcuno mi dice, caspita, quel personaggio lì, quella cosa lì, non mi ha emozionato di più quella che si ritiene legata a un personaggio più importante, nel senso... ho intervistato il cantante degli Europe, ho intervistato gli Scancanensi, Ray Wilson, abbiamo insomma fatto Stuart Copeland, personaggi veramente grandissimi, importantissimi, però devo dire che mi metto sempre nella condizione un po' di non fare questa, quando intervisto, di non fare un po' questa differenza, voglio essere sempre uguale con la persona che ho davanti, nel senso che sia un emergente, che sia un famoso, che sia un big, che sia un grande, non mi piace cambiare, diciamo, questo me stesso. È un discorso di professionalità, quindi... esatto, però al prescindere dall'importanza tra virgolette del personaggio, che è relativo ovviamente alla carriera, ovviamente stiamo parlando di questo, ci sono quelle che mi hanno emozionato per un discorso mio. Ad esempio, quella che abbiamo fatto per Video Radio Channel, Matteo Setti, legato appunto al musical Notre Dame de Paris, mi ha emozionato molto. Beh, perché è un figo da della bambina Madonna. In no, poi. A parte quello, salutiamo ovviamente, ma da bambina ero appassionata del musical, andavo con le amiche, lo inseguivamo, ci nascondevamo, quindi è un po' come toccare qualcosa. Chiaro. Che nell'infanzia, nella gioventù, come vogliamo dire, nella gioventù, mi aveva emozionato, quindi legato a questo. Un'altra cosa che, per dire, mi ha emozionato tanto è stata intervistare i musicisti di Lucio Battisti, per il discorso che facevo prima, perché ho collegato proprio quel grande amore che ho per Lucio, legato un po' a queste interviste che mi hanno comunque arricchito, mi ha fatto Massimo Luca. Massimo Luca, che è un carissimo amico, ma anche Sara Borsarini, insomma tanta gente legata a Lucio, che anche, devo dire, extra telecamere mi ha raccontato tante bellissime cose, quindi questo è anche il bello di questo lavoro, che comunque io dico tutto parte dall'amore per la musica, perché poi è quello. E anche intervistare i musicisti in particolare è stato arricchire questo, è stato e sarà arricchire questo mio amore viscerale. Beh, allora adesso ti faccio una domanda che faccio normalmente a quasi tutti i personaggi che intervisto. Avrai un sogno nel cassetto, che non è suonare la chitarra, no. Immagino. Allora, ti dico la verità, mi è capitato tante volte, anche in altre interviste, che mi fanno questa domanda. Non è che io ho un sogno ben preciso, ma non perché sono una persona che non abbia le idee chiare, questo credo che sì, cioè sono una molto determinata, che va dritta proprio all'obiettivo, ma perché non ho una cosa in particolare, nel senso io già amo molto quello che faccio, quello che mi auguro è di continuare a farlo,
e di continuare sempre, perché sono anche una molto ambiziosa, di migliorare sempre, di migliorare, di andare sempre avanti. Io finisco una cosa, sono soddisfatta che l'ho fatta bene, però sono già sempre pronta e proiettata verso la prossima, che deve essere o uguale o ancora o comunque migliore. Mi auguro sempre di riuscire a fare quello che amo, perché credo che sia una fortuna, e quindi di andare avanti in questo senso, di migliorare in questo senso, di continuare sempre su questo passo, perché comunque credo di essere fortunata a fare quello che amo fare. Non tutti possono farlo, era quello che volevo fare, quindi voglio crescere in quello che faccio, e il mio sogno è di continuare a potermelo permettere, continuare a poterlo fare. Credo che sia un obiettivo importante. Beh, grande bello. Professionalità, dimostri proprio di sapere quello che vuoi in tutto quello che fai, e questo va a tuo merito, quindi indiscutibilmente. Infatti questa cosa mi allaccia alla prossima domanda, che possiamo anche chiudere con questa domanda. Ma chi te lo fa fare di continuare a fare le interviste per Video Radio Channel? Che sai benissimo, sì, per Video Radio Channel, perché sai benissimo che l'editore paga solo me. Sai benissimo che per ogni personaggio che io porto, eccetera, mi dà ben 2,15 euro. 15 prove. Sì, delle volte 25 se il personaggio è più importante. E io, con tutte le interviste che ho fatto in questo periodo, sono riuscito a mangiare una pizza e anche il dolce. Ma è una pizza intera? Intera col dolce. Quindi dico, ma chi te lo fa fare di continuare? Sono un po' masochista. Forse perché ti piace il capello biondo dell'editore. Ma non dirlo, però, perché volevo che rimanesse un attimo segreta la cosa. Però così, anche te, dirlo. C'è un certo fascino, sai, un po' la Jürblinder, no? Quello là dei Magnifici 7, giusto? Sì, che adesso è proprio lui. Cari amici Video Radio Channel, Giusy Randazzo, un abbraccio da parte mia e un grosso bacio. Grazie a ciao tutti. A tutti. Mister Bianchini, Video Radio Channel.